Allora, buonasera a tutti. E allora, benvenuti a questa ulteriore puntata del nostro percorso sulla tratta. Cercheremo, visto che ne abbiamo la possibilità, sia di raccogliere le fila del percorso, partendo dai motivi che ci hanno spinto a farlo, sia di raccogliere soprattutto osservazioni, puntualizzazioni, proposte per il futuro, in modo tale da poter continuare questo percorso, questo nostro percorso, e dare quindi degli spunti, anche di idee da condividere con tutti, in modo particolare con il coordinamento per la lotta alla tratta di esseri umani di cui fanno parte alcuni di voi, il coordinamento diocesano. Allora io riprendo un po' le fila della storia e poi do la parola a voi in modo tale che possiamo interagire. E alla fine diamo qualche informazione invece per quello che riguarda la giornata che la Diocesi di Roma ha deciso di dedicare al tema della tratta proprio il 14 maggio. E dovrebbe sicuramente raggiungerci, se non è già collegato, Don Ben, in modo tale da poter così anche fargli gli auguri, assicurargli la preghiera in vista della sua ordinazione. Allora, prima di tutto, come nasce il percorso che abbiamo fatto e che cosa ci ha spinto a realizzarlo? Ecco, già a Roma, già da diverso tempo, ma soprattutto dalla fine degli anni 90, alcune realtà erano attive e lo sono tuttora nel contrasto alla tratta di esseri umani. Però nello stesso tempo queste realtà attive avevano bisogno di essere ulteriormente sostenute e hanno trovato nuovo slancio a partire dalla pubblicazione degli orientamenti pastorali sulla tratta delle persone che la sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede ha pubblicato nel 2019. Allora, nel 2019 è uscito questo documento del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, gli orientamenti sulla tratta, che rimane un documento ancora, come dire, non ancora, assolutamente di punto di riferimento per tutti quelli che svolgono un lavoro pastorale in quest'ambito, e non solo perché svolge un lavoro di tipo pastorale. E allora è alla lettura di questo documento che io vi rimando, alla lettura degli orientamenti per chi non l'avesse fatto. E diciamo che, come sappiamo bene, quando il Papa parla del fenomeno della tratta di esseri umani, lo fa sempre con toni giustamente molto accesi. Sottolinea cioè il fatto che abbiamo a che fare con una ferita del corpo di Cristo, un crimine contro l'umanità. E forse queste parole ci sembrano accese perché diciamo una certa superficialità del trattare il fenomeno non ci fa rendere conto di quanto questo fenomeno sia duro, non solo per le vittime, ma per tutta una società civile. Di fatto, il fenomeno della tratta è il segno evidente di una società ormai malata per tanti versi, soprattutto se accompagna questo fenomeno a tanta indifferenza. Allora, gli orientamenti sono stati sicuramente un'occasione per tanti per svegliarsi un po' e per rendersi conto che bisognava dare un nuovo slancio all'azione comune, all'azione ecclesiale e a quella civile. E allora, in realtà, il coordinamento è stato ripotenziato, rimesso insieme e ripotenziato a partire dagli orientamenti, e a Roma ne fanno parte Caritas, USMI, la comunità di Sant'Egidio, l'associazione Papa Giovanni XXIII, l'associazione Slave No More, la fondazione Archè e le cinque unità di strada che sono attive sul territorio romano. Allora, queste realtà fanno parte del coordinamento. E il coordinamento è nato per iniziativa diretta, se volete, in modo particolare del delegato per la carità che sono stato io per 2 anni e adesso è Don Ben, e che ha in modo particolare
concretamente poi il coordinamento affidato a Caritas. Allora, questo coordinamento si è reso immediatamente conto che bisognava riformulare nuovamente gli obiettivi del contrasto alla e della lotta alla tratta e che fosse necessario offrire un percorso formativo aperto a tutti, non soltanto per chi cioè già da tempo era attivo nella lotta e nel contrasto alla tratta, ma a tutti. E allora io ricordo i tre obiettivi, i tre grandi obiettivi che ci siamo dati nel coordinamento e che rilanciamo. Il primo sicuramente, e ci ha portato a organizzare questo percorso, è che si tratta di combattere un po' la non conoscenza e quindi l'indifferenza che può riguardare il fenomeno della tratta. Ecco, da una parte una non conoscenza del fenomeno. Dall'altra parte, purtroppo anche in chi lo conosce un po' di più, una sorta di torpore, una sorta di indifferenza. Sicuramente dobbiamo tener conto che il fatto di averlo sottovalutato ha il suo peso. Non è, normalmente per quello che riguarda soprattutto lo sfruttamento sessuale, la prostituzione, un po' di, come dire, di opinione diffusa ha fatto della prostituzione di strada un fenomeno tutto sommato non più legato alla tratta, non più legato alla prostituzione coatta. Mentre invece l'esperienza di chi opera nel settore, come volontari, come operatori, è esattamente il contrario. L'incontro con Francesco Carcheddi, il primo degli incontri che abbiamo fatto, ci ha dato dei dati molto chiari per quello che riguarda in modo particolare la situazione di Lazio e di Roma. Quindi anche quelle ragazze che finissero nel giro della prostituzione, diciamo per una sorta di accordo consenziente a finire strada, non possono né andare via quando vogliono e né sono a rischio da nessun tipo di pericolo, dalla violenza, dal furto, dallo sfruttamento, tenendo conto che dietro il fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale c'è una grande filiera criminale che ha tutto l'interesse ad andare avanti. Allora, riuscire a fare un'opera di sensibilizzazione capillare che riguardi le comunità ecclesiali, il Papa è molto forte su questo, cioè se anche la comunità ecclesiale rischia di finire nell'indifferenza rispetto al fenomeno, beh, veramente è qualcosa di profondamente grave, perché è una disumanità che cresce nella nostra città e in cui anche la Chiesa è un soggetto non, come dire, a sua volta, a suo tempo, a suo modo colpevole, ecco, a sua volta colpevole. Allora, un'opera di sensibilizzazione ecclesiale che sia di stimolo per un'opera di sensibilizzazione cittadina. Ecco, per certi versi, a mio giudizio, bisognerebbe rifare un lavoro capillare di sensibilizzazione culturale sulla dignità della donna, sul rifiuto dello sfruttamento sessuale delle donne, che siano costrette con la violenza, che ci finiscano per motivi di povertà, simili a quello che mise su a suo tempo la società degli anni 60 intorno alla proposta di legge della socialista Merlin, della senatrice socialista Merlin, dove, come sapete bene, il fenomeno della prostituzione era diffusissimo in Italia, era secolare. In ogni piccolo centro c'era una casa di prostituzione dove finivano le ragazze italiane orfane, povere, a disposizione dell'iniziazione sessuale dei maschi. Era un fenomeno triste, secolare, e che soltanto un risveglio civile della società e della Chiesa di quegli anni portò, con una legge molto coraggiosa, alla chiusura di questi luoghi. Non certo si pensava che si potesse approdare poi di lì a qualche decennio a una diffusione enorme della prostituzione di strada. Si trattava di mettere fine a quel percorso che portava le ragazze povere italiane, orfane, a finire come unica prospettiva di vita nei postriboli di paese, di cittadina. Tenete conto che alcuni istituti religiosi femminili nascono per impedire questo.
si preoccupano delle formazioni e della dote delle orfane, proprio perché questa non possa quella, la prostituzione non potesse diventare la conclusione del loro percorso di vita. Quindi, allora, di conseguenza ci vuole un risveglio. Anche oggi dovrebbe essere, come dire, l'obiettivo di tutta una comunità civile e di tutta una comunità ecclesiale fare in modo che sia normale che una ragazza povera, una ragazza per la quale un lavoro normale diventa una prospettiva molto difficile, molto remota per poter fare i soldi, pensate, per costruire una casa nel proprio paese. Ecco, diventi sempre più impossibile a una ragazza in difficoltà di finire a fare la prostituta come prospettiva o come unica prospettiva o come una prospettiva migliore, apparentemente migliore rispetto ad altre. D'altra parte, l'esperienza di operatori di strada, penso anche a quella che ho vissuto io all'inizio degli anni 2000, è che la maggioranza, la stragrande maggioranza delle ragazze, nel primo approccio dicevano che erano in strada per loro libera scelta, e poi quando si continuava a crescere nella conoscenza e nell'amicizia venivano a galla storie terrificanti di costrizione, di violenza sessuale, di indurimento della vita, di vita diventata irrespirabile, impossibile, perché specie se facevano i soldi che finivano nelle loro organizzazioni criminali. Non era assolutamente vero che potessero andare via quando e come volevano loro. Allora, il primo punto è quest'opera di sensibilizzazione capillare. Il secondo obiettivo del coordinamento è quello che cresca la rete e la collaborazione, specie tra le realtà ecclesiali e realtà civili. Penso al progetto Roxanne, penso del Comune di Roma, penso all'impegno della Regione Lazio. Cioè, bisogna rendere sempre più forte e la rete che permette di collaborare per fronteggiare il fenomeno della tratta. Ovviamente questa rete deve essere particolarmente duttile, è questo che ci stiamo dicendo, perché il fenomeno cambia e forse anche nel percorso che abbiamo fatto abbiamo visto quanto il fenomeno stia cambiando. Sempre di meno in tempo di Covid la prostituzione è un fenomeno che riguarda la strada è sempre di più in maniera nascosta e pervasiva una prostituzione in appartamento. Bisogna, dicono gli orientamenti del Dicastero, realizzare quella rete che non riguarda soltanto la città o la regione, riguarda il livello internazionale, tra paese d'origine, paese di transito e paese di arrivo. In questo la Chiesa può essere un canale molto importante, proprio per il contatto che può avere con la comunità ecclesiale dei paesi di origine. È necessario collaborare anche tra chiese, tra comunità ecclesiali, anche tra realtà di altre religioni. Certamente questo ponte, non solo cittadino, ripeto, regionale, nemmeno nazionale, ma transnazionale, è quello che viene auspicato in modo particolare dagli orientamenti del Dicastero, e su questo sicuramente c'è molto da lavorare. Devo dire che da questo punto di vista USMI e Slave No More hanno lavorato tantissimo, da questo punto di vista senz'altro, per realizzare questa rete internazionale, soprattutto grazie alla Suor Eugenia Bonetti con la Nigeria. E da questo punto di vista però tanto, tantissimo rimane ancora da fare. E poi il terzo obiettivo che il coordinamento si era dato, su cui si era concentrato, era quello di intervenire nel sostegno alle ragazze che dovessero lasciare il luogo della prostituzione e chiedere un reinserimento. Quindi potenziare le unità di strada, potenziare le case di fuga, potenziare la possibilità di una ricerca di un lavoro diverso, ovviamente, da quello della prostituzione, l'inserimento nella società italiana o nel paese di provenienza. Allora, questo è sicuramente migliorare il percorso di fuoriuscita delle ragazze dalla strada, è un obiettivo che come coordinamento ci siamo posti e che dobbiamo rinforzare sempre di più. Allora, sensibilità, sensibilizzazione per superare l'indifferenza,
movimento della Chiesa e della società civile, il primo obiettivo, creare una rete che valichi anche i confini nazionali per contrastare in maniera efficace il fenomeno, migliorare la rete del reinserimento delle ragazze che volessero appunto uscire dalla strada in modo tale da essere accompagnate. Questi erano un po' i tre ambiti, i tre obiettivi che il coordinamento si era dato. Quando abbiamo lanciato questo itinerario, abbiamo detto deve essere un itinerario non rivolto semplicemente agli addetti ai lavori, appunto, ma un itinerario che deve essere possibilmente aperto a tutti quelli che, sentendo la notizia di questo cammino formativo, fossero disponibili ad ascoltare, a farne parte, a interessarsi, a coinvolgersi. E sicuramente anche il numero alto e la partecipazione ci hanno detto che tante persone si sono collegate oltre agli addetti ai lavori. L'esperienza mi sembra positiva, ci dice che quest'opera di sensibilizzazione può essere ulteriormente potenziata. Anche chi ha lavorato nelle scuole con i ragazzi sa che questo è un tema che i ragazzi su cui hanno il piacere di informarsi, perché spesso ne sanno poco e quel poco che sanno lo sanno anche in maniera confusa e non oggettiva, e che riflettere su questi ambiti aiuta sempre di più a far passare quella mentalità per cui la prostituzione non è assolutamente la soluzione di problemi che si pongono ad altro livello, a livello personale, diciamo così, ma che la prostituzione è sempre e comunque un'offesa alla dignità della donna. E quindi l'idea di poter potenziare questo lavoro anche con i ragazzi, ancora di più diffondere un messaggio diverso, è anche un obiettivo che condivido con voi. Ecco, se ognuno di voi nell'ambiente in cui si trova, nel momento in cui interagisce con gli altri, che sia animatore o educatore, che sia un cittadino qualunque, che abbia un ruolo all'interno della comunità cristiana, nella società civile, e volesse condividere le informazioni ricevute e diffondere una sensibilità nei confronti di questo fenomeno, ecco esattamente nella logica di questo primo obiettivo di cui abbiamo parlato prima. Allora, io ho voluto semplicemente ricordare i motivi che ci hanno spinto a fare questo percorso e nello stesso tempo ridare, così, dare la parola in modo tale da poter interagire, da poter ascoltare da parte vostra feedback, il primo feedback ad esempio come è andato questo percorso, se ci ha coinvolto, se ci è piaciuto, se ci sono delle cose che avremmo dovuto approfondire meglio, delle cose che invece sono rimaste fuori. E un secondo feedback sicuramente non riguarda semplicemente questo percorso, ma riguarda in genere la questione della tratta di esseri umani nella nostra città. Ho richiamato i tre obiettivi di fondo del coordinamento, ma forse ci sono altre riflessioni che possiamo condividere che ci aprono ulteriori squarci sul lavoro che è appena ricominciato, no? E che chiede di essere quindi ben organizzato, organizzato bene fin dall'inizio. E allora, non so se vedo Paola che è arrivata finalmente a casa e credo anche che ci sia Lorenzo, sicuramente, ecco Lorenzo, e magari ci aiutate dal punto di vista tecnico. Io direi che anch'io chiudo il mio microfono e chiunque vuole parlare, come si quindi fa? Do la possibilità a tutti, da questo momento i microfoni sono riattivi, ecco, con l'accortezza che una volta terminato di parlare si spegne il proprio microfono. Benissimo, magari segnalarlo in chat con la manina sarebbe meglio rispetto a fare, come dire, interventi selvaggi, se possibile. Ecco. Mi raccomando, possibilmente conteniamo i tempi in modo tale da poter intervenire il maggior numero possibile. Conteniamo i tempi dell'intervento di ciascuno. Sì, buonasera a tutti. Intanto dico brevemente qualche ritorno riguardo
al corso. Io credo che si sia creata, ne parlavo con qualcuno di voi qualche giorno fa, si sia creata veramente una bella sinergia tra le varie realtà. E credo che questo ci abbia fatto acquisire una conoscenza maggiore rispetto al fenomeno e di conseguenza anche come approcciare in seguito. Insomma, abbiamo raccolto sicuramente delle notizie. Io diciamo ho acquisito delle conoscenze, nonostante non sia proprio digiuna di questi temi, delle conoscenze che non avevo prima, quindi per me è stato sicuramente molto importante da questo punto di vista. E credo, come dicevi tu Don Giampiero, che nell'ambito della formazione dobbiamo essere costanti. Cioè, ecco, è importante magari preparare, sensibilizzare anche le nuove generazioni. Io credo ad esempio che questo evento che faremo il 14 maggio con le scuole la mattina sarà fondamentale, perché abbiamo creato con loro una rete, molte scuole si sono sensibilizzate, sono circa 12-13 scuole. Ecco, credo che dobbiamo continuare in questo senso. Se ci saranno dei ragazzi che si vorranno mettere a disposizione a loro volta per sensibilizzare le altre classi, che magari chiaramente non potranno partecipare, ecco, noi dovremo dare un supporto. Cioè, penso che il percorso che abbiamo iniziato con loro deve proseguire, e noi, questo il gruppo di lavoro, in particolare il coordinamento tratta, dovrà trovare dei modi anche nuovi per riuscire a sensibilizzare i ragazzi che si dichiareranno disponibili a fare questo percorso, e perché no, magari coinvolgere qualcuno di quelli che abbiamo chiamato ambasciatori, che sono quelli magari un po' più sensibili, che si mettono così, si mettono in gioco, perché no coinvolgerli in questo tavolo di lavoro diocesano che appunto il coordinamento tratta. E questo era un po' un primo livello, no? Il discorso di continuare nella formazione, cercando di approfondire e conoscere meglio il fenomeno. E credo che sia importante anche inquadrare il fenomeno, a maggior ragione con ragazzi che studiano fenomeni globali, eccetera, inquadrare il fenomeno anche nell'ambito del fenomeno migratorio, per capire cosa avviene nei paesi, perché fuggono e le cause che determinano poi l'inserimento di queste persone in questo giro terribile che è quello della tratta, insomma. Quindi ecco, lavorare su questo discorso e d'altra parte riuscire a trovare diciamo dei modi sempre nuovi per implementare la rete. Io così, insomma, guardando un pochino in giro nel web, ho visto che ci sono diocesi che stanno facendo anche degli esperimenti molto interessanti per quanto riguarda l'inserimento delle donne in percorsi virtuosi, e quindi magari, perché no, riuscire anche a fare dei gemellaggi, di riuscire ad individuare quali sono le reti che altri hanno messo in campo, ad esempio con le amministrazioni che sicuramente vedono le associazioni e le reti come quelle che stiamo creando noi sul tavolo diocesano, vedono degli strumenti per poter avere degli occhi lì dove il fenomeno si modifica, perché come dicevi tu prima, le persone che gestiscono il fenomeno della tratta vengono dalle università. Sentivo il prefetto di Bologna che mi parlava proprio di questo, di essere molto attenti, perché le strategie che utilizzano sono decisamente raffinate per tenere sotto scacco le ragazze, per riuscire riuscire ad evadere i circuiti di controllo, eccetera. Quindi affinare anche noi il modo di approccio alle ragazze, quindi il discorso anche dell'accoglienza, dell'inserimento, eccetera. E questo si potrà fare implementando appunto e mettendo a sistema questa rete, non solo tra di noi, ma con le amministrazioni, con la prefettura, eccetera. E il terzo punto poi a cui ti riferivi
il terzo punto, quindi il sostegno alle ragazze e al discorso dell'accoglienza, eccetera. Anche questo penso che sia fondamentale lavorare con il coordinamento per riuscire ad individuare quali potrebbero essere ulteriori percorsi da far seguire alle ragazze. Ecco, questo era un po' tanto per riprendere i punti che avevi detto, e credo che si possa lavorare molto bene in seguito con il coordinamento, anche perché devo dire che anche a livello umano si è creato un bel rapporto, insomma, si potrà sicuramente lavorare bene così come stiamo facendo fino adesso. E non so, poi forse il discorso del 14 lo riprendiamo dopo, adesso sentiamo un po', facciamo un giro, ok? Vediamo se qualcun altro si fa coraggio. E non so se posso intervenire. Buonasera a tutti. Brevemente, io sono della comunità di Sant'Egidio, e però non facevo parte proprio del coordinamento della tratta, ma avevo una visuale dal punto di vista di volontaria del carcere, perché da tanti anni, da 20 anni, sono volontaria a Re Bibbia femminile e anche in una sezione di Re Bibbia maschile dove ci sono i transessuali. E quindi sono stata molto contenta di sapere di questo corso e l'ho frequentato con piacere, perché io avevo una visuale un po' particolare, diciamo, di quando queste persone poi hanno a che fare con la giustizia, entrano in carcere, quindi per me è stato importante allargare lo sguardo e anche capire che ci sono tantissime associazioni che poi lavorano sul territorio, e mi ha fatto molto piacere anche sentire tante testimonianze che mi hanno anche scaldato il cuore, perché mi hanno dato speranza, insomma, nel futuro, diciamo. E quindi volevo semplicemente ringraziare per questo corso che mi ha arricchito tanto, anche ho imparato tante cose, e dire che c'è anche questa angolatura del carcere, che è uno degli aspetti della tratta, perché per esempio a Re Bibbia femminile ci sono tantissime donne vittime della tratta che poi finiscono in carcere per diversi motivi, insomma. E conoscevo Suor Nieves per questo, perché anche lei appunto si occupa di questo, e poi anche per il discorso della tratta dei transessuali, perché è un aspetto drammatico e difficile anche da risolvere, insomma. Io delle storie che ho conosciuto è più difficile venire fuori da quel mondo che non dal mondo delle donne, perlomeno nelle storie che ho incontrato, ecco. Quindi lavorare, e poi appunto c'è tutto il tema anche che si potrebbe affrontare in futuro degli uomini, insomma, di una cultura che porta a sfruttare queste donne, insomma, ecco, che è tutto un discorso culturale da fare nella nostra città. Di un degrado, insomma, della parte maschile, ecco, diciamo. Però questo è un discorso più ampio. Io vi ringrazio, solo questo. Se posso? Sì, io sono di Fondazione Arché e abbiamo iniziato questo percorso perché ovviamente noi nelle nostre strutture di accoglienza sono capitate persone vittime di tratta, ma non ci siamo mai occupati specificatamente del fenomeno, per cui
eravamo veramente molto, come dire, a digiuno delle dinamiche profonde di questo fenomeno. Non sono stato l'unico a partecipare di Arché, ma anche un'altra psicologa di Roma e un'altra operatrice di Milano. E quindi volevo dire, intanto, il nostro editore, per noi è stato importantissimo partecipare, abbiamo appreso veramente tanto durante questo percorso. E il nostro obiettivo è quello di creare una struttura di accoglienza qui a Roma per poche donne, però specificatamente riguardando appunto le donne che vengono sottratte alla tratta, e questa è stata un'ottima opportunità per noi. Io personalmente voglio ringraziare da parte di Arché, ma personalmente voglio ringraziare in particolar modo Suor Rita e Suor Nievers per i loro interventi che ci siamo un po' portati dentro in questi giorni, perché sono stati veramente interventi importanti che ci hanno fatto anche pensare oltre, insomma, gli aspetti metodologici, insomma. Quindi per me, per quanto mi riguarda, è più che altro un ringraziamento rispetto a questa opportunità che ci è stata data. Ecco, qualcun altro se può intervenire, così per fare sintesi, anche per dire che cosa poteva essere aggiunto, che cosa sarebbe da aggiungere in seguito, ecco, proprio per fare sintesi e immaginare il futuro in qualche modo. Scusate, io volevo anch'io dire qualcosa rispetto a, allora, mi sembra che ho trovato, diciamo, il cammino molto interessante questa formazione, anche molto partecipata, e quindi secondo me è un bel passo avanti, un po' come diceva Paola, con alcuni ci siamo conosciuti di più, anche questa conoscenza più o meno personale, però mi sembra anche un buon frutto, diciamo così, no, del cammino che è stato fatto. E dobbiamo naturalmente approfondire maggiormente rispetto agli obiettivi che diceva Giampiero, che sono molto ampi, ecco, magari continuare, per esempio, come proposta potrebbe essere quella di continuare a partire da ottobre del prossimo anno, poi insomma le modalità le vedremo, perché purtroppo non le possiamo decidere noi, no, purtroppo è così, insomma, e quindi non le decidiamo adesso, però continuare un percorso di conoscenza, anche di approfondimento di alcune tematiche, sempre per tenere molto acceso, molto vivo, diciamo così, questo tema, e nello stesso tempo cominciare, magari anche per essere concreti, a collaborare. Ecco, con qualcuno di voi già si collabora in maniera più forte. Io faccio parte della Caritas di Roma e in qualche maniera sono anche lì referente, no, della questione dell'immigrazione, dove anche la tratta è uno degli elementi naturalmente importanti, dove ci siamo e ci vorremmo essere un po' di più, visto il tema così importante, diciamo, e così vivo purtroppo ancora oggi. Quindi direi che forse, ecco, continuare questo aspetto della formazione e vedere che tipo di collaborazione si può portare avanti, si può concretizzare, tenendo conto che ad esempio noi come Caritas facciamo parte anche di questa rete regionale sull'antitratta, che in qualche maniera diciamo mette insieme 12 enti anche non facenti parte della, diciamo, cioè, sì, cioè qualcun altro, ma insomma, non facente parte dell'ambito ecclesiale, ma che comunque lavorano da molto tempo su questo tema. Quindi anche questo è un altro obiettivo che dicevano diciamo così, le indicazioni che venivano dal documento del Dicastero, e mi sembra anche questo potrebbe essere una via da poter vedere che tipo di rapporto si può fare anche con le altre enti,
che dopo tutto lavoriamo un po' sulle stesse persone. Ecco. Quindi questo mi pare che si possa continuare un po' in questa linea. Grazie. Buonasera, io volevo ringraziare Don Ben e anche Don che ha aperto la discussione, che adesso mi scappa il nome, Don Giampiero. Volevo ringraziarvi tutti, la Caritas comunque in generale, di aver avuto quest'idea molto importante, di spessore. Questa è una formazione, questo è un seminario molto importante che nelle amministrazioni, per potervi partecipare, guardate, quasi quasi bisogna essere segnalati. Quindi io ringrazio tantissimo, vorrei essere utile. Pensi che io, parlando con la segreteria della Caritas, e mi ero anche proposta, ma purtroppo non era possibile, anche per degli sportelli, essendo un ex ispettore superiore della Polizia di Stato, adesso in pensione, potrei essere utile, ovviamente attraverso anche degli altri corsi di formazione, perché bisogna conoscere molto queste materie, ecco, come avete detto voi, le motivazioni che spingono queste donne ad abbandonare i loro territori di origine, che cosa li spinge appunto a venire in Italia, e tutto quello che si manifesta attorno a loro, le persecuzioni eccetera. Quindi c'è uno studio profondo, non si può andare nudi e crudi. Questi corsi anche di cui hanno parlato, che organizza pure Sant'Egidio, ma non lauree triennali per me almeno, ma questi corsi un pochino più a livello basso, per me sarebbe interessante. Quindi Don Ben, io mi rivolgo a lei, ecco, forse è la prima persona che ci ha aperto diciamo questa cosa, di tenermi presente, ecco. Io comunque ringrazio tantissimo e sono entusiasta. Grazie a tutti. Posso? Anch'io voglio ringraziare, perché questi incontri sono stati molto importanti. Pur avendo un'idea e una certa sensibilità sul problema, però approfondire di più da certi punti di vista è stato molto importante. Quindi grazie alla Caritas che ha avuto questa buona idea. Un mio pensiero, una mia preoccupazione, un po' forse un po' a livello critico, diciamo, ma non rispetto al corso, è che quando parliamo per esempio dei primi due obiettivi, combattere la non conoscenza del fenomeno e fare rete, specialmente diciamo a livello ecclesiale parlo, io vedo che forse sono io che ho questa sensibilità un po' eccessiva, non lo so, me lo direte voi, ma per esempio trovo che nelle nostre liturgie, nelle nostre messe, nelle nostre omelie, questi argomenti non vengono mai fuori. Questi sono argomenti che noi sono pane quotidiano della vita e del vivere, sia che li prendiamo per i migranti, sia per le donne, sia per qualsiasi cosa, ormai fanno parte del nostro vissuto quotidiano. E ignorarlo completamente, non so da cosa dipende, se non si debba pensare anche a una formazione nei seminari, nei giovani preti, anche nei preti che già sono avanzati, diciamo, nel loro cammino, ma che i tempi cambiano, come diceva Don Giampiero, no? Quindi bisogna sempre correre dietro alle cose che succedono. Quindi riuscire ad aiutarli anche, perché purtroppo altrimenti noi spieghiamo il Vangelo, spieghiamo le letture, facciamo, diciamo, un sacco di belle cose, ma nella vita reale non ci entriamo. Rischiamo di non entrarci. Allora questo è un canale che secondo me è un po' perso, no? Quando ci sarebbe un'ottima opportunità.
e forse anche legato al fatto che di questi temi, sesso e prostituzione e cose varie, non è facile parlarne né chiedere di parlarne, ci vuole una preparazione di tutte queste tematiche, no? Però ecco, dare la possibilità di entrare in questo mondo a chi, come noi, qui ci siamo, ma quanti preti ci sono qua dentro? Quanti, non lo so, quanta gente che ha in mano il tessuto umano e può fare un quarto d'ora di predica ogni domenica? È tantissimo. Se anche qualche minuto fosse speso per entrare in qualche, per esempio, dico una cosa, è successo questa cosa del Mediterraneo, adesso l'ultima che è successa, ma quando noi facciamo le preghiere dei fedeli, io non sento mai attaccare alle preghiere quelle scritte nel giornalino, nel testo, una cosa attuale come questa. La gente se la vive a casa, in televisione, per quello che sente, ma va in chiesa con le persone con cui condivide un certo tipo di sensibilità e di questa cosa non se ne parla. Allora, forse sono io, ripeto, un po' critica, però ecco, mi piacerebbe che sentire la Chiesa più presente, più viva dentro queste cose. Allora, noi se ce le diciamo tra noi, siamo Chiesa, va benissimo, però devono andare oltre noi alle persone, quelle che hanno capacità e hanno la possibilità di influire anche sulle persone che hanno intorno. E adesso sto zitta, grazie. Magari ne approfitto subito per interagire da questo punto di vista, no? È perché è una bellissima riflessione quella di Clementina, una provocazione che sento tantissimo e che rilancio. Io vorrei precisare una cosa, perché vedo forse che è sfuggita a qualcuno, ma è una cosa molto importante. Questo percorso nasce da un coordinamento di varie realtà ecclesiali e questa è una cosa un po' diversa. Non è semplicemente un'iniziativa Caritas. Caritas è già da tempo, avete sentito Lorenzo, in rete con realtà ecclesiali e non ecclesiali, una rete regionale. Ma questo cammino è frutto del coordinamento di diverse realtà ecclesiali, voluto direttamente, se volete, dal Cardinal Vicario, tramite il delegato. Quindi è messo insieme Caritas, Sant'Egidio, USMI. USMI sono le religiose romane, tutte le suore romane. E poi avete visto, sentito Suor Nieves, Suor Rita, Suor Eugenia, sono forse le religiose quelle che hanno l'esperienza più forte in campo ecclesiale. Poi abbiamo avuto Associazione Papa Giovanni XXIII, la Fondazione Arché, sono tantissime le realtà. E poi Unità di Strada, pensate un po', a cui già da anni, abitualmente, quella di San Frumenzio e l'altra RAB, fondata da, adesso è cardinale, da Paolo Lo Iudice, da cui già da diversi anni abitualmente partecipano religiose e seminaristi del Seminario Maggiore. Già diversi seminaristi hanno fatto l'esperienza del lavoro con le unità di strada. E questo, se possiamo dire forse che i seminaristi, che i sacerdoti formati in questi ultimi anni non solo sanno dell'argomento, ma che hanno vissuto direttamente il servizio di volontariato nelle unità di strada, però in ambito ecclesiale molto rimane da fare. Il tema è assente nell'omelia, nella stragrande maggioranza delle omelie, ragione Clementina, non è assente nelle preghiere dei fedeli. Allora, questi non sono segni positivi, sono segni che richiedono un coinvolgimento un po' da parte di tutta la comunità cristiana. Però il segno è forte. Cioè il Consiglio Episcopale di Roma, il Cardinal Vicario, il Papa, che ha voluto che nascesse un coordinamento che mettesse insieme tutti questi soggetti e che, ovviamente, guidati da Caritas, che è la carità del Vescovo di Roma, insomma, lavorassero insieme proprio per crescere nella sensibilizzazione rispetto a questo tema, rispetto a quei tre obiettivi di cui, che ho voluto ricordare prima. Allora,
benvenga il richiamo di Clementina e anche benvenga il fatto di fotografare a che punto siamo. C'è cioè una certa sensibilità, se volete ancora un po' troppo dall'alto, che richiede di diventare più capillare a tutti i livelli della vita ecclesiale. Però guardate che, vorrei sottolinearlo ancora, la nascita di un coordinamento ecclesiale è un segno positivo, perché altrimenti ogni realtà ecclesiale faceva questo servizio un po' per conto suo. E il fatto che invece l'abbia fatto insieme ha fatto venire fuori attraverso questo, ad esempio anche questo percorso, quante realtà, associazioni, gruppi, parrocchie, persone interessate ci sono, no? Prima avete visto nel messaggio in chat, persino l'Azione Cattolica della Romania ha partecipato, una persona dell'Azione Cattolica della Romania ha partecipato a questo incontro. E allora è nella logica di quel lavoro di prevenzione e che riguarda tutto il processo, dalle origini ai paesi di transito, al paese di destinazione di cui parlavamo prima. Ecco, quindi credo che da questo punto di vista, lo dico insomma da partecipante di un'unità di strada parrocchiale 20 anni fa, secondo me stiamo decisamente in un passo avanti molto importante. Però il lavoro è tanto, ecco, quindi rilancio ancora se qualcuno vuole un intervento da questo punto di vista. E anche la giornata del 14 maggio, no? Forse la prima giornata diocesana ecclesiale sul tema della tratta, è venuta probabilmente molto in ritardo rispetto a quello che avremmo già potuto fare, credo che sia un segno ugualmente molto importante. C'era Pino che voleva intervenire. Ok, grazie. Ma qualche riflessione rapida. Innanzitutto credo a monte di tutto questo che ci siamo detti, che nei vari appuntamenti ci è stato dato, credo che il Covid abbia messo, come tutti sappiamo, in discussione molte nostre situazioni, realtà, in definitiva ha messo in discussione la nostra cultura. E quello che si è fatto con questi momenti è stato un po' riavvivare la cultura dell'attenzione all'altro, non solo in termini di, come dire, mi viene da dire religiosi, ma soprattutto come in termini di necessità. Quindi una solidarietà che ci spinge inevitabilmente a dover vedere nell'altro una persona con cui faccio un cammino. Questa esigenza di un cambiamento di cultura è quello che secondo me, se posso permettermi di interpretare Monsignor Palmieri, è quello che stava anche un po' alla base del discorso che ci ha introdotto a questo incontro. È quello di modificare gli atteggiamenti. Gli atteggiamenti che devono essere modificati attraverso una convinzione interiore. E questo può avvenire se si comincia ad essere anche, come dire, adesso permettetemi termini molto grossi, si diviene un po' testimoni. E credo che qui dentro, a questo gruppo, tutti sono testimoni per quello che fanno, per quello che come lo vivono. Allora, quello che bisognerebbe, a parer mio, avviare è dare non solo continuità a questi momenti, ma sostanziare il coordinamento come un ufficio del vicariato, poi le modalità. Questo lo dico su una base di un'esperienza di tanti anni fa, quando lavoravo in Caritas Italiana. Il fatto di aver creato il coordinamento ecclesiale contro la tratta aveva dato inevitabilmente anche alle diocesi, ma ancora di più alla Conferenza Episcopale Italiana, un riferimento e un'attenzione a un fenomeno che altrimenti, come si è detto qui,
sfugge. Quindi il fatto che dopo questa esperienza di un percorso fatto insieme possa nascere un coordinamento riconosciuto, viene da dire con una targhetta, ma che poi abbia anche sostanza ovviamente, possa essere probabilmente un primo passo per stimolare anche chi non conosce questo fenomeno o passa oltre. Una seconda rapida riflessione è, si è detto più volte nei vari incontri, lo si è detto anche stasera, il fenomeno muta. Ecco, dobbiamo cominciare a stare attenti alla tratta interna, perché c'è un qualcosa che comincia a dare l'avvisaglia che non solo chi viene dall'estero e arriva in Italia già proiettato dalla criminalità verso le forme di prostituzione o di sfruttamento lavorativo o accattonaggio, eccetera, ma che già chi è, si trova qui, può essere vittima di tratta ed essere trafficato all'interno del nostro paese o comunque, se volete, all'interno dell'Unione Europea. E quindi anche lì l'attenzione a una visione del fenomeno sempre aggiornata ci può permettere di o anticipare situazioni critiche o comunque di sostenere chi sta per cadere in situazioni critiche. Il Covid ha messo in difficoltà economiche tantissime, ma in modo particolare gli immigrati. Faccio solo un rapido esempio. Sapete che nell'agosto scorso si è chiusa una regolarizzazione da emersione da lavoro per soprattutto per i migranti, anche per gli italiani, ma soprattutto per i migranti. Ebbene, quella regolarizzazione avrebbe dovuto dare, a seguito dell'esame delle varie istanze, un permesso di soggiorno di 6 mesi. Ad oggi, che sono passati 8 mesi, ad oggi il 5% di quelle pratiche è stato esaminato dalle prefetture. Secondo voi, quei migranti e quelle donne, perché si tratta anche molto di colfe badanti, che probabilmente alcune di queste non avranno più la persona che ha richiesto l'emersione, perché forse è morta, perché forse si è stancata, perché forse è andata in una casa di riposo, e queste persone hanno perso il lavoro. Allora, dove sono andate a finire? Ma secondo voi, chi necessita di vivere, anzi di sopravvivere, come, per quanto tempo potrà fermarsi di fronte alle lusinghe della criminalità? Allora, queste cose, a proposito di cambiamento culturale, quindi come di atteggiamento, diventa necessario stare dietro questi meccanismi proprio perché sui territori si verificano. E quindi poterli anche, mi viene da dire, anticipare. So che è esagerato questa cosa, però quello di poter sapere entrare dentro questa situazione. E il terzo, rapidissimo, così, riflessione, è quella che è stata anche accennata da Monsignor Palmieri, è quella dell'attenzione anche all'internazionalità della situazione. Questo è un aspetto estremamente positivo e delicato nello stesso tempo. Se una diocesi come la diocesi di Roma, cioè la diocesi del Papa, riuscisse a collegarsi, come è anche stato detto, non solo con le diocesi italiane, ma anche con le diocesi di altri paesi, penso alla Germania, ma anche alla Francia, dove le attenzioni e sotto l'aspetto sia di intervento, sia di intervento nei confronti delle persone vittime, sia di intervento di carattere pastorale, sono già in stato abbastanza avanzato, potrebbe essere significativo che una diocesi con il suo coordinamento possa collegarsi con queste altre realtà, così come hanno fatto le religiose, che hanno creato il gruppo Renate, che è il gruppo delle religiose che a livello internazionale si interessa
a livello europeo, poi c'è il gruppo dell'Itapum a livello internazionale, si interessa di questo fenomeno e di come intervenire, potrebbe essere interessante se anche dalla diocesi di Roma potesse partire l'idea di un coordinamento con le diocesi con cui sì, questo fenomeno è affrontato, e non solo in termini pratici, ma anche in termini pastorali. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Forse, credo, se non ci sono altri interventi, potremmo avere così tanti elementi di riflessione ulteriore come coordinamento, però magari sentire anche qualche riflessione, a qualche indicazione sulla giornata del 14 maggio da Don Ben o da chi magari volesse in modo particolare approfondire l'organizzazione di quella giornata, però non so se qualcun altro vuole. Scusami, scusa solo un attimo, Don Giampiero, scusa un attimo. Pierluigi chiedeva come si può entrare a far parte di una unità di strada. Quindi non so se vogliamo dare qualche indicazione su questo. Allora, sicuramente può essere utile contattare magari Don Ben in modo tale da poter avere l'indicazione di una delle unità di strada. Ovviamente si tratta prima di comprendere di che tipo di servizio si tratti e poi a un certo punto decidere di iniziare a fare questo tipo di collaborazione. Sono dislocate in diversi luoghi della città e hanno come responsabili dei referenti che fanno tutte e quattro parte del coordinamento. Hanno anche scelte, stili diversi di azione, però appunto da questo confronto e da questa ricchezza emergono sicuramente tante prospettive che possono tra di loro completarsi. Quindi direi che probabilmente il contatto con Don Ben e l'indicazione poi di un possibile confronto per vedere quali di queste unità di strada possono essere unità che hanno bisogno di una collaborazione, quindi di un inserimento. Grazie, però così. Allora, per la giornata del 14 maggio, io ecco, lascerei Suor Rita, se vuoi dire tu, no, prima il discorso dell'evento, perché sapete, la giornata del 14 l'abbiamo immaginata nella mattinata con un evento più sulle scuole e con un determinato numero di scuole, di classi, e il pomeriggio più un evento di taglio più cittadino. Allora abbiamo fatto tutta una serie di passaggi, di ricerche e così via, e alla fine forse ci siamo con l'ultima chiesa, adesso abbiamo fatto la richiesta e il FEC, vediamo, dovrebbe anche risponderci e così via. Però io lascerei la parola brevissimamente a due persone, cioè chi ha curato sia la mattina che poi il pomeriggio, quindi Paola, se vuoi raccontare tu o chi era del gruppetto vostro della mattina, e Suor Rita un po' del pomeriggio, tu se vuoi dire delle cose, e poi se serve aggiungo qualcos'altro io. Sì, allora dico brevemente come pensavamo di organizzare la mattina del 14. Allora, ci siamo messi in contatto con circa 12 scuole, prima con i dirigenti scolastici e poi con i professori che erano interessati a seguire i ragazzi almeno una volta o due prima dell'evento, per dare qualche indicazione su cosa significhi il fenomeno della tratta. Ed anche abbiamo inviato alle scuole che avevano aderito un video abbastanza duro, devo dire la verità, però è importante anche risvegliare l'attenzione di questi ragazzi rispetto a questi fenomeni terribili, insomma, no? Che sono proprio delle gravissime lesioni, delle lesioni intollerabili dei diritti fondamentali. Quindi abbiamo inviato questo video che racconta un po' il viaggio che sono costretti a fare le ragazze, ma non solo, insomma, le persone che si spostano, che muoiono nel deserto o nel Mediterraneo, eccetera. Quindi
abbiamo dato un po' volevamo dare uno scossone, insomma. Abbiamo inviato una scheda con alcuni numeri, sempre rispetto alla tratta, una scheda che ha preparato Francesca dell'associazione Slaves No More. E quindi hanno avuto già le scuole che hanno aderito hanno avuto già due momenti di formazione. Il nostro, quello della mattina, sarà il terzo momento. Le scuole, come vi dicevo, sono circa 10 e 10 o 12. Sì, circa 10, insomma, no, sono di più di 10. Io adesso ne ho scritte, se volete velocemente ve le dico, c'è cioè l'Istituto Tecnico Giorgi, il Liceo Benedetto Croce, l'Istituto Tecnico Lattanzio, il Caravaggio, Aristofane, Carducci, Machiavelli, Volterra, Montessori, Margherita di Savoia, Keplero, e forse qualcuna se n'è ancora aggiunto. Adesso Gianni sta tenendo un po' i rapporti con gli insegnanti che hanno aderito. E vi dicevo, quindi questo momento sarà già un momento in qualche modo preparato dagli studenti. Ci sarà quindi la mattina verso le 10, abbiamo già inviato a tutti il link per collegarsi su Zoom. Alle 10 ci sarà il benvenuto della diocesi, Don Giampiero darà il benvenuto ai ragazzi. Ci sarà poi un intervento di Francesca, appunto ci sarà un intervento di presentazione del fenomeno e successivamente pensavamo di mandare un altro, di mostrare un altro video, il video in cui Joy appunto racconta la sua storia, Joy che è stata anche l'autrice del libro Io sono Joy, e lei ha dato anche la testimonianza per una breve intervento il giorno stesso del 14, quindi prima faremo vedere questo suo video che credo sia stato girato circa un anno fa e poi ci darà lei stessa una testimonianza. Dopodiché interverranno due volontari di Unità di Strada, una sarà Incolina della comunità Papa Giovanni XXIII e l'altro sarà Emanuele della comunità di Sant'Egidio. Dopo lasceremo la parola ai ragazzi per circa 15-20 minuti e poi ci saranno le conclusioni. Abbiamo chiesto alle scuole già da subito, quando abbiamo appunto così messo in evidenza che era importante sensibilizzare prima dell'evento le classi, abbiamo chiesto di individuare in ogni classe due ambasciatori, li abbiamo voluti chiamare così, cioè due persone, due ragazzi che magari si mettono a disposizione a loro volta per sensibilizzare le altre classi che non hanno partecipato, e a loro abbiamo chiesto anche di, chi può naturalmente, di intervenire nel pomeriggio, quindi nell'evento poi in presenza del pomeriggio, sempre del 14. Come vi dicevo prima, sarebbe importante riuscire a coinvolgerli e magari riuscire a iniziare con loro un percorso nelle scuole, utilizzando un termine non proprio corretto, però per farvi capire, cioè chiedendo a loro di intervenire anche successivamente, anche una volta usciti dalla scuola, proprio per responsabilizzarli nel confronto della sensibilizzazione degli altri ragazzi più piccoli di loro. E inoltre abbiamo chiesto anche di ideare, di produrre un video, appunto uno spot contro la tratta. Loro sono bravissimi ad utilizzare i social, quindi non sarà sicuramente difficile per loro, che poi potremo far girare sui nostri canali, sul canale della diocesi o quello delle associazioni che vorranno appunto utilizzare questi video. Ci sembrava importante proprio per suscitare, come dire, non solo la loro curiosità, ma anche la loro fantasia, e sicuramente sanno meglio parlare ai loro pari, più di noi sicuramente, quindi ci sembrava bello, ecco, sviluppare anche questo canale social. Terminato. Vai Sorrita, aggiungi tu qualcosa sul pomeriggio. Bene, allora il pomeriggio, è il titolo che si è voluto dare a questo momento è La dignità non tratta.
E quindi è in continuità anche con quello del mattino, e questo vuole più parlare alla città. È stato un po' travagliato preparare questo percorso, vediamo, ma ci riusciamo, insomma, ecco. Quindi si è pensato, insieme col gruppetto, poi anche grazie a Monsignor Giampiero, al Vescovo, ecco così, di rivestire, e a Don Ben, di rivestire il portale di una chiesa che sia abbastanza capiente. Prima si era pensato a San Carlo, adesso ecco ci si è orientati a Santa Maria in Araceli, vicino lì, quella del Campidoglio, quella lì a fianco del Campidoglio. Quindi il segno è molto forte, ecco, la realtà è anche molto bella. Si riveste il portale di coperte termiche, è il progetto dell'artista Giovanni De Gara, che sta rivestendo tante realtà, sia anche di chiese, ma anche di istituzioni civili. Quindi è il segno è forte che porta, perché questo rivestimento di questi portali colpisce molto, ecco, è qualcosa, ti sembra che sia dorato, quindi qualcosa di prezioso. Di fatto le coperte termiche costano niente, neanche un euro, è poco, proprio poco costose, eppure sono preziosissime, perché salvano vite umane, salvano le persone da questi viaggi. E quindi pensiamo anche quante ragazze, poi anche Joy racconterà nel suo travagliato viaggio, anche la traversata poi del deserto, del Mediterraneo, queste coperte l'hanno avvolta, quasi che fosse come un abbraccio di una presenza di un Dio che non ti abbandona, ecco, come purtroppo invece adesso tanti fratelli sono, ecco, non è Dio che abbandona, siamo noi che non siamo sensibili e pronti a intervenire. E quindi l'evento inizia alle 16:30, siamo d'accordo, nel pomeriggio ci sarà una prima parte all'esterno, ecco, qualcuno che coordina, se sarà il saluto anche di Monsignor Giampiero che spiegherà anche le motivazioni di questo segno, qualcosa, ecco. E poi so che Don Ben avete inviato anche la lettera per la richiesta del prefetto di Roma, proprio perché lui rappresenta anche le istituzioni, la città, la parte civile della città, che poi vogliamo anche parlare, dialogare. Forse lì sarà il momento che si può fare anche un brano all'esterno, ma dopo lo vedremo con il gruppo domani, perché domani come gruppetto ci incontreremo. Ecco, poi ci si porta, si apre il portale, ci si porta all'interno della chiesa, e lì sarà l'altro momento, sarà posta al centro. Ecco, non lo so, io non ho ancora vista la chiesa all'interno, comunque ci sarà anche all'interno un quadro di Santa Bachita, e quindi anche quello, perché richiama, è la santa protettrice, diciamo adesso, diciamo, come abbiamo detto, per tutte queste donne vittime del traffico. Pensiamo anche alla giornata internazionale di preghiera e riflessione, che è l'8 febbraio, proprio nella memoria di Santa Bachita. Lì ci sarà un gruppettino di ragazze della comunità di Sant'Egidio che faranno un canto, poi la lettura del libro, dei brani tratti dalla lettura del libro di Joy. Proprio oggi ho avuto la conferma che allora l'attrice Claudia Conte può essere con noi quel pomeriggio, ecco, quindi a fare la lettura di questi brani. Avevamo contattato anche su richiesta degli altri Dacia Maraini, ma non è disponibile, quel giorno era già impegnata. Quindi ecco, quindi vedremo un po' come proseguire lì il momento all'interno, ancora un altro canto, ecco, la preghiera Bachita, e poi l'uscita dalla chiesa, dove lì all'esterno ci sarà un momento così anche del lancio delle colombe, proprio la dignità non tratta, il bisogno, questo grido di libertà, dove tutti siamo impegnati a offrire liberazione, e offrendo liberazione liberiamo anche noi stessi. È sempre così, ecco, è dentro questo percorso che ci sentiamo. Ecco, per il momento è così, però dopo i dettagli, le particolarità, le vedremo insomma col gruppo. In ogni caso è questo il momento. Sarà bello che appunto gli ambasciatori, anche i ragazzi studenti, ci siano anche nell'evento del pomeriggio. Questo avrebbe un bel proprio per dare questo senso di continuità, ecco, di. Ok. Qualcuno scrive già, ecco, Simonetta, se si può partecipare all'evento del pomeriggio del 14, ovviamente, ecco, noi ci stiamo in qualche modo orientando così.
di tenere conto più o meno di quante persone partecipano. Allora, all'interno del coordinamento faremo un po' i conti su quante persone ciascuna delle realtà pensa di portare. Lo dico anche però a tutti voi presenti: qualora foste intenzionati a partecipare, è bene segnalarci con una mail la vostra partecipazione all'indirizzo direzione@caritasroma, in modo tale che sappiamo più o meno quante persone siamo, perché sapete, comunque siamo in tempo un po' particolare, ecco, e allora bisogna avere un numero abbastanza contingentato. Tuttavia, ecco, la gradinata è abbastanza grande, dentro una settantina, un'ottantina di persone entrano di sicuro. Ecco, possiamo arrivare forse addirittura a un centinaio, don Giampiero? Immagino. Sì, sì. No, no, ecco. È molto grande dentro la Araceli, quindi c'è spazio sicuramente per più di 100 persone anche, ma diciamo che il numero è quello. Sì, però ecco, orientiamoci in questo modo. Se qualcuno di voi presenti o qualcuno che voi conoscete avrà intenzione di partecipare, è bene che ce la segnali con una brevissima mail per avere un minimo di conteggio, insomma, ecco. Questo sarebbe l'evento del 14 maggio che in qualche modo, se volete, chiude questo anno. Io, permettetemi di ringraziare a nome di tutti voi, immagino, don Giampiero, perché alla fine questo percorso, il coordinamento, ha tirato don Giampiero, l'ha tirato con le unghie, con tutte le sue forze per metterci insieme, ecco, ha lavorato veramente tanto. Vi ricordate le prime riunioni, anche in seminario, a dire chi siamo, cosa facciamo? E questo breve percorso, ecco, gli 8 incontri fatti quest'anno sono un buon primo frutto di questo coordinamento. È come se tanti rivoli presenti all'interno della città, rivoli ecclesiali presenti all'interno della città su questo discorso, su questo dramma, si fossero, ecco, fossero stati messi insieme per formare un piccolo fiumiciattolo, insomma, ecco. Quindi l'evento del 14 è un primo frutto, però in realtà poi è soltanto l'inizio di un rafforzamento ulteriore dei 3 punti nei quali ci riconosciamo assolutamente tutti quanti nelle cose che diceva don Giampiero. Proprio il capitolo delle scuole potrebbe addirittura essere il quarto punto da rafforzare, perché chiaramente siamo tutti convinti che bisogna agire su questo. Ecco. Quindi la realtà delle scuole coinvolte quest'anno è un buon segnale che per il prossimo anno potremmo, come si dice, andare a raddoppio, insomma. Quindi penso che, ecco, posso dirlo a nome di tutti quanti voi, il ringraziamento personale a don Giampiero, perché alla fine ha veramente tirato tanto per poter farci ritrovare tutti insieme e mettere su questo percorso, insomma. E non so, don Giampiero, se ci sono altre cose. No, volevo soltanto aggiungere una cosa, perché ovviamente facciamo un passaggio di consegne con Don Ben, perché come sapete all'inizio dell'anno il Cardinale mi ha dato l'incarico da vicegerente, quindi alcune deleghe di cui mi occupavo, Carità, Migranti, Rom e Sinti, Ufficio Missionario, invece sono adesso il lavoro pastorale specifico di Don Ben. Ecco, quindi voi potete immaginare come già da qualche mese aspettassi con ansia questa nomina, diciamo così, anche perché era tantissimo lavoro. Io volevo sottolineare 2 cose in modo particolare. Ecco, la prima è la gioia infinita che mi ha dato il fatto che ci siano 2 realtà che sono partite di case d'accoglienza per ragazze che escono di strada. Penso a quella di Sorrita, appunto, e anche a quella costituenda della Fondazione Archè. Padre Giuseppe mi ha confermato appunto che partirà anche quest'altra casa, e quindi Alfio è stato sempre presente alle nostre riunioni di formazione, a quelle di coordinamento, anche in vista di questa nascita. Questo è un segno bellissimo, ecco. E l'altra cosa che so, che ad esempio c'è una realtà parrocchiale, quella di Santa Giovanna Antidature, che non parteciperà all'incontro del 14 diocesano perché fanno una veglia di preghiera in parrocchia, invitando i parrocchiani a pregare, a riflettere in occasione della giornata diocesana della tratta proprio su questo tema, contesti, momenti di preghiera. Ecco, questo anche mi sembra un segno bellissimo, perché significa che funziona così la sensibilizzazione: un gruppo di coordinamento
serve perché poi nelle realtà locali ogni parrocchia, comunità religiosa possa servire a sensibilizzare cristiani e non cristiani su questo argomento. Quindi davvero è un segno molto bello anche quest'ultimo, e credo che è questa la direzione in cui insieme ci proviamo a incamminare sempre di più. Ecco, quindi in modo particolare ovviamente ringrazio non solo Don Ben di essere cascato nella rete che il Signore gli ha posto, ecco, davanti, ma anche così ciascuno dei partecipanti del coordinamento, per il fatto che, vabbè, insomma, poteva essere un desiderio del cardinale vicario, ovviamente anche mio, che nascesse questo coordinamento, ma direi che senza il fatto che chi ne fa parte e ciascuno di voi ci abbia creduto, non nasceva proprio niente. Ecco, quindi credo che sia una cosa davvero straordinaria e molto bella, e di cui ringrazio tutti in modo particolare. Ben, scusami, qual è l'indirizzo email? Direzione Caritas Chiocciola? Direzione Chiocciola Caritas. Aspetta, scusa. Direzione Chiocciola, questo vale per tutti. Scusate la mia assenza, se posso parlare. Mi sentite? Sì, Adriana. Ah, scusate, però c'è stato un imprevisto, mi hanno chiamato, sono potuto parlare solo adesso. Mannaggia. Allora, direzione Chiocciola? Caritas Roma. Non Piero. Ok. Luigi, volevi dire qualcosa? Sì, no, semplicemente questo, che è capitato che Monsignor Gervasi è venuto a celebrare le cresime. E siccome lui, sapete tutti quanto ci tiene a sta cosa, ne abbiamo parlato, e il 14 dovrebbe venire anche lui, perché è libero e dovrebbe venire anche lui. Ringraziamo il Signore. Benissimo. Ecco, si è scoperto anche la talpa che mi ha detto la cosa, diciamo, che mi ha detto l'informazione. Già lo sapevi. E certo, ma è bellissimo, è molto bello. Sì, è stato un caso che lui è venuto in parrocchia, ne abbiamo parlato, e quindi viene anche lui. Ottimo. Magari il prossimo anno alla giornata diocesana, magari ce n'è, invece di una veglia ce ne sono 5, una per settore. Speriamo, speriamo. Una per parrocchia. Speriamo. Ah, a proposito, scusami, ne abbiamo parlato anche in prefettura. Il prefetto Don Paolo era favorevole, adesso vediamo quello che verrà fuori. Grazie Luigi. Don Giampiero, chiudi tu. E allora chiudiamo semplicemente con la preghiera che è contenuta alla fine degli orientamenti sulla tratta di persone del Dicastero. È una preghiera che fa così. Chiede l'intercessione di Santa Giuseppina Bachita. Padre Onnipotente, ti ringraziamo per l'esempio di Santa Giuseppina Bachita. Santa Giuseppina Bachita, ti hanno ridotto in schiavitù da bambina, ti hanno venduta e comprata, ti hanno trattato con brutalità. Intercedi, ti imploriamo, per tutti quelli che sono prigionieri della tratta e della schiavitù, affinché gli aguzzini restituiscano loro la libertà e questo male sia cancellato dalla faccia della terra. Santa Giuseppina Bachita, quando ti è stata ridata la libertà, non hai permesso alle tribolazioni patite di definire la tua vita. Hai scelto invece la via della bontà e della generosità. Aiuta quanti sono accecati dall'avidità e dalla lussuria e calpestano i diritti umani e la dignità dei loro fratelli e sorelle. Aiutali a spezzare le catene dell'olio, a ritrovare la propria umanità, a imitare la tua bontà e generosità. Carissima Santa Giuseppina Bachita, la tua libertà ti ha condotto a Cristo e alla Chiesa. Dio t'ha poi chiamata alla vita religiosa come religiosa canossiana. Sei stata un esempio di carità, misericordia e gioiosa mitezza nella tua vocazione. Aiutaci a imitare il tuo esempio, specialmente quando siamo tentati di ignorare gli altri, di non andare in loro aiuto, di respingerli o addirittura di maltrattarli e sfruttarli. Intercedi per noi affinché la presenza gioiosa di Cristo riempia i nostri cuori come riempì il tuo. O Dio d'amore,
fa risplendere su questo mondo afflitto la luce della tua misericordia, fa che rompa dove le tenebre sono più fitte, porta la salvezza agli innocenti che patiscono violazioni e abusi, converti i malvagi che li opprimono e ne ritengono prigionieri. Doni a tutti noi la forza di crescere nella vera libertà dell'amore per te, per il prossimo e per la nostra casa comune. Amen. E allora buona serata a tutti, allora.